vi è una fuga, come ormai è noto a tutti, dei medici dalle strutture pubbliche verso quelle private, che sembrano più attraenti, oppure all'estero, oppure in altre situazioni dove la dignità del medico, dove la qualità della vita del medico viene tenuta in più alto conto. Quindi non è un problema soltanto squisitamente economico, c'è dell'altro se questa sorta di emorragia? Certo, vi è anche dell'altro. Vero è che i medici italiani sono tra i meno pagati in Europa, ma non è soltanto questo. Non è solo questo, in Europa e forse anche in moltissime parti del mondo, ma non è soltanto questo, è quanto i medici danno della loro vita, della loro qualità di vita, rendendo tutte le loro attività sociali, culturali, di divertimento, di vita in famiglia, eccetera, ridotte, scarse. Per offrirle al sistema sanitario, per offrirle all'utenza, per offrirle senza avere un riscontro a tutti gli altri. Noi cediamo gratuitamente migliaia, ognuno di noi, migliaia di ore nel corso della propria vita professionale alle strutture, senza avere nessun ricambio, nessuna... Non solo, ma molto spesso il ringraziamento è soltanto doversi difendere da azioni di recupero di crediti, di debiti, recupero medico-legale di persone che naturalmente cercano delle attività di avvantaggiarsi con attività medico-legali su quello che potrebbero configurarsi, che loro ritengono essere delle mancanze dei medici.